Lasciamo Roma e apriamo il capitolo dedicato alla regione Lombardia. La nostra inviata Ilaria Tettamanti ha intervistato l'assessore all'economia della Lombardia, Massimo Garavaglia. Il Premier Letta anche ieri ha detto che la legge di stabilità porterà alla fine una crescita dell'1%, ha detto che farà diminuire il debito in generale e anche il deficit annuale. Lei cosa pensa? Diciamo che non c'è limite alla capacità di raccontare frottole senza avere neanche la decenza di trattenersi. Ora, che non ci sarà la crescita dell'1%, purtroppo è nelle cose. Che non ci sarà la riduzione del debito, anche questo va spiegato in maniera molto semplice. Il debito si riduce se e solo se le entrate pareggiano le uscite, altrimenti ne fai di nuovo, non c'è niente da fare. Se le uscite superano le entrate, ti finanzi la differenza debito. Ebbene, la differenza entrate-uscite ancora è attorno a 50 miliardi di euro, quindi il debito aumenterà di circa 50 miliardi di euro. Che dire? I sindacati hanno annunciato uno sciopero sul livello territoriale. Letta ha detto che sono stati un po' troppo precipitosi, però si sta cercando di vedere dove è possibile modificare la legge di stabilità senza modificare però alla fine i saldi che devono restare invariati. Secondo lei sarà possibile? Dove eventualmente sarebbe possibile fare delle modifiche? Innanzitutto è uno scioperetto di 4 ore, quindi è una cosa appena appena giusto per dire che si fa lo sciopero, quindi non è granché. Detto questo, i margini di manovra sono strettissimi. Questa è una manovra di circa 11 miliardi e questi 11 miliardi sono coperti per 7 da tasse, quindi sono tasse in più, e 4 da tagli di spesa. Ma neanche questo è vero, perché almeno la metà di questi tagli di spesa sono tagli di spesa degli enti locali, che sono già la canna del gas, quindi si traducono in ulteriore aumento di imposta, evidentemente. Quindi circa 9 miliardi di tasse in più. Così non si va da nessuna parte. Un'ultima domanda, lei ha detto anche nei giorni scorsi che se tutti facessero come la Lombardia si potrebbero risparmiare 30 miliardi. Quanto perde da questa manovra la Lombardia? Beh, ad oggi la regione Lombardia perde parecchio perché c'è un'ulteriore stretta sul patto di stabilità, sul tetto di spesa, sopra i 200 milioni, ulteriori tagli e trasferimenti per circa 130 milioni, quindi attorno ai 300 milioni si perdono. Vabbè, poi vedremo come sarà alla fine. Ma non è solo quello che perde l'ente regione, poi ci sono le province, poi ci sono i comuni. Purtroppo la regola romana è divide et impera, e quindi che cosa succede? Fregano le regioni del nord, fregano le province del nord, fregano i comuni del nord. Siamo fregati 3 volte. È per quello che noi avevamo chiesto e vogliamo portare al più presto a rendere operativo il patto integrato, cioè far capire regione per regione, quant'è il contributo che il singolo cittadino lombardo, piuttosto che friulano, veneto, piemontese, pugliese, mette per contribuire al risanamento della finanza pubblica. Finché non si arriva a fare questa operazione verità, purtroppo ci sarà ancora gente al nord che gioca alla destra e alla sinistra non capendo che ci stanno fregando. Come si può fare questa operazione? Come si può arrivare a farla? Avete in mente qualcosa? Ma in realtà è già norma e quindi dovrebbe partire dal 1º gennaio di quest'anno. In realtà però il federalista a parole ministro Delrio ha rinviato di un anno questa operazione. Noi vedremo di farla riportare e farla rendere operativa dal 1º di gennaio.